Sul tetto di due stabilimenti dell'Interporto di Bologna, a Bentivoglio, nascerà presto un enorme impianto fotovoltaico più grande di due campi da calcio. Oggi è stato installato il primo pannello, c'era per noi Stefano Catellani. Il gruppo ERA ha chiuso il 2009 con il taglio del nastro della centrale di Imola, impianto di assoluta avanguardia. Inizia il 2010 con una posa importante, il primo pannello di un grande impianto fotovoltaico. Il focus è sull'Interporto di Bologna. Già nel 2007 un primo investimento in energia rinnovabile con pannelli fotovoltaici, ora un altro investimento ancora più forte. Al termine dei lavori saranno 18.000 i pannelli installati, con un risparmio di CO2 pari a 1.300 tonnellate l'anno rispetto alla produzione di una centrale termoelettrica. Il piano energetico della Regione Emilia-Romagna guarda lontano, non solo fotovoltaico, è un'integrazione di soluzioni. Al 2013 però l'obiettivo è ben chiaro. Sì, al 2013 noi abbiamo l'obiettivo di chiudere il nostro piano energetico, che ormai è in stato di realizzazione molto avanzata, in particolare aggiungendo alle fonti fossili, che ormai sono già ampiamente realizzate nel nostro sistema regionale, tutte le altre fonti rinnovabili a partire dal fotovoltaico. Abbiamo già raggiunto l'installazione di 52 MW a livello regionale con 4.600 impianti, che è un dato di tutto rispetto che colloca la nostra regione al vertice delle regioni che hanno insediato impianti fotovoltaici, col concorso naturalmente sia di interventi pubblici che privati come quello che stiamo vedendo. Noi anche nella fase di crisi dell'anno abbiamo cercato di mantenere i nostri livelli di investimento di piano e abbiamo quindi chiuso l'anno attorno ai 360 milioni di investimento. E quindi credo che il nostro contributo l'abbiamo dato. Intendiamo farlo con selezione e attenzione anche per il 2010 e quindi qui dentro ricadono in buona misura tutte queste iniziative anche nel mondo delle rinnovabili.